Se possedete Red Dead Redemption 2 e giocate a Red Dead Online su console PS4, potrete tranquillamente contattarmi su uno dei miei social per richiedere la mia richiesta di amicizia sul PSN e poter giocare insieme a Red Dead Online. Inoltre, se volete, potrete anche supportarmi come creatore nel negozio oggetti su Fortnite scrivendo il mio ID Epic Games, OrcuVerdeGamer12, scritto anche nella descrizione. Supportandomi come creatore e avendo l'amicizia su Epic Games, avrete anche l'opportunità di giocare con me su Fortnite. Per maggiori informazioni vi invito ad andare a guardare il video nella descrizione che si intitola Epic Games estende in modo permanente l'evento supporta un creatore. Ciao a tutti orchetti, sono OrcuVerde. In questo video vi mostrerò tutti i contenuti del nuovo aggiornamento della beta di Red Dead Online rilasciato ieri pomeriggio da Rockstar Games. Prima di iniziare vi invito tutti quanti a condividere il video, poi a lasciare un bel pollicione in su bomba e seguirmi sui social, pagina Facebook, Instagram e canale Telegram. E se volete entrate anche nel gruppo Telegram per parlare insieme, trovate tutti i link nella descrizione. E iniziamo subito! Con questo aggiornamento della beta di Red Dead Online, nella giornata di ieri Rockstar Games ha rilasciato le taglie che otterranno i giocatori in free roam. Dopo aver commesso un crimine e dopo aver ricevuto una taglia, la taglia durerà per sempre anche se chiudete l'applicazione e riavvierete il gioco fino a quando non andrete a pagarla in un ufficio postale. Se continuerete a commettere crimini, quindi a far aumentare la taglia senza andarla a pagare in un ufficio postale, quando la taglia sarà elevata inizieranno a cercarvi i cacciatori di taglie che tenteranno di uccidervi. Poi sono state rilasciate le sfide giornaliere che si possono vedere aprendo il menu con la freccia sinistra. Andando su sfide giornaliere, le sfide sono 7 e si azzerano ogni 24 ore e ad ogni sfida completata si otterranno 200 XP e 0,10 pepite d'oro per poi ottenere un bonus se completate tutte 7. Poi dall'armaiolo su armi uniche è stato rilasciato il fucile a canna liscia raro acquistabile al prezzo di $258, un fucile che non sarà personalizzabile e testando questo fucile devo dire che è molto simile alla doppietta, un fucile niente male, ma comunque io personalmente preferisco il fucile semiautomatico che può sparare più di due colpi prima di ricaricare. Poi sono stati rilasciati nuovi vestiti e altre opzioni per alcuni vestiti già presenti nella beta di Red Dead Online prima di questo aggiornamento e poi nuove mod che potrà svolgere il proprio personaggio, di cui alcune di queste mod a mio parere davvero fantastiche, troppo belle soprattutto alcune per prendere per il culo gli avversari che potete vedere in questo momento fino alla fine di questo video. E i contenuti di questo aggiornamento della beta di Red Dead Online non sono finiti, in quanto Rockstar Games martedì 21 febbraio nell'articolo pubblicato sul sito Rockstar Newswire prima di questo aggiornamento ha confermato che sarà anche in arrivo il nuovo evento Free Roam Oro degli Stolti, poi nuove gare al bersaglio, nuove sfide di pesca, tre nuove rese dei conti, poi il nuovo fucile Evans a ripetizione già presente sul primo Red Dead Redemption, che verranno rilasciati nel corso delle prossime settimane di martedì. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video, poi seguitemi sui social, trovate tutti i link dei miei social nella descrizione e da OrcuVerde tutto, noi ci vediamo al prossimo video.